Arriva l'IMU, Emanuela Giovannini. Quella lì che bella avete accesa è la stanza del sindaco. Queste ore stanno decidendo se alzeranno o no l'IMU. No, l'IMU se lo alzeranno, lo alzeranno al massimo sicuramente. Sarà una sorpresa degli ultimi giorni. È la sorpresa di Natale. Ce la mettano sotto l'albero. Sarà il regalo di Natale, il saldo dell'IMU. Ma non si sa ancora quanto pagheremo, perché l'80% dei comuni è ancora nel caos. Nel dubbio se e di quanto alzare le aliquote non hanno ancora deliberato. Ma ormai c'è tempo solo fino a domani. Sta discutendo di numeri. Si discute, Nel comune di Livorno si discute fino a tarda sera e si decide di alzare al massimo l'aliquota sulle seconde case. Del 10,6 per tutti gli immobili per abitazione, escluso la prima casa, porta un risultato positivo di 780.000 in cassa. Soldi che servono a compensare l'ultimo taglio arrivato i giorni scorsi, quando il Ministero dell'Economia ha ricalcolato ex post il gettito dell'ICI assegnato ai comuni nel 2010. Questo passaggio è il ricalcolo sull'ICI del 2010. Quindi vi hanno tagliato quanto? 900.000 euro circa. E adesso che cosa farete? Voi avete già un'aliquota sulla prima casa altissima, 0,58. Noi abbiamo estimi catastali molto bassi, 100 lire pagate a Livorno con il 5,8 o il 5,6, come stiamo decidendo, sono uguali alle 100 lire che si pagano in altre città dove ci sono estimi catastali più alti e che magari sono diffusi in maniera molto più ampia di Livorno. Però fa impressione il 5,8. E se fa impressione al sindaco, figuriamoci a chi deve pagare. Vincenzo ha comprato questa casa 30 anni fa e ce ne ha messi 20 a pagarla. Guadagniamo 100.000 lire, c'avevo moglie e due figlioli. Questa parte qui per verticale, sotto e sopra. Questa qua, è questa tutta parte casa di sua. Qua. Sì, sì. Quando l'ho presa era proprio dentro, c'era ancora lo scivolo delle mucche. E dove c'erano le mucche, ora ci sono 160 metri quadri di casa, dove Vincenzo vive da pensionato con la moglie. Quindi sotto c'era la stalla? C'era la stalla ed era tutta stalla. E ora è civile abitazione, a due. Quindi è il massimo che... Dopo la villetta c'è questa. Proviamo a calcolarli l'IMU. Si prende la rendita catastale di 1.048 euro, si rivaluta del 5%, si moltiplica per il coefficiente di 160 e poi si calcola l'aliquota, che qui è al 5,8 per 1.000. Totale 1.021 euro. Con 200 euro di sconto prima casa si scende a 8,20 e togliendo l'acconto già versato resta ancora il saldo. 500 euro da pagare ancora. Per me 800 euro sono tanta roba. E nonostante... Le molte villette che ci sono a Livorno non sono accatastate civile abitazione. Se fossero villette come sono, pagherebbero di più. Ah, quindi le villette sono spesso accatastate a due come a la due, sua? Sì. Le case che in teoria sono come la sua sono accatastate a quattro come popolare, quindi sì. Non c'è nessuno che paga veramente quello che deve pagare qua. Io sono uno dei pochi. Così a Livorno, come un po' in tutta Italia, per compensare gli estimi sballati e far cassa, i comuni alzeranno le aliquote al massimo. La vera stangata arriverà ai proprietari di seconde case, perché in molti comuni l'aliquota salirà dal 7,6 per 1.000 al 10,6. Questo anche se loro la casa l'hanno data per esempio a un figlio incomodato. Oppure se ci abita tua mamma. Questa è la sua seconda casa? Sì, questa è la seconda casa, sì. Ma diceva mia mamma si affaccia. Ah, la signora! Buongiorno. Buongiorno! Vive lì da quanti anni? Quanti anni mamma vive lì? Che vive in questa casa? Adesso pagherà l'aliquota del 10,6. Come averci una villa al mare. Infatti guardi che bel mare che abbiamo davanti. Solo su questa casa che è la seconda, per il saldo quanto pagherete? Sui 400 euro. E poi avete la prima casa? E poi abbiamo la prima casa, sì. Qui dorme il più grande. Il più grande. Il piccolino dorme piccolo... in camera con sì, voi. Sì. E anche sulla prima casa, per Ciro e Stefania, arriverà il saldo IMU. 220 euro. Tra la prima e la seconda dovete pagare a saldo 220. A Natale 220. Siamo messi bene. Forse ci sarebbero altri punti dove recuperare queste somme. Per trovare le seconde case che fanno gola agli stranieri, basta andare nel Chianti.
È una zona sempre fortemente richiesta, sia da investitori italiani e soprattutto esteri. Molta domanda soprattutto per casolari tipici come può essere questo. 400 metri quadri circa, un'ex casa contadina, adesso divenuta casa di pregio, 10 camere con altrettanti bagni, pavimento in terracotta antica. A quanto è in vendita? 3 milioni di euro. A quanto viene affittato? Siamo fra 6 e 10 mila euro la settimana. A settimana? Sì. Quanta IMU pagano i proprietari? Sui 3.000 euro all'anno. Una settimana d'affitto e hanno pagato l'IMU? Quello forse sì, sì. In altri paesi le proprietà sono tassate in maniera annuale fino al 5-6% del valore, come se qui 3 milioni di euro si pagasse 100-150 mila euro tutti gli anni.